Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo a Roma ovviamente e farò un trekking cittadino assai interessante, a sfondo storico, ed è il trekking degli obelischi. Ad ammirare tutti gli obelischi antichi di Roma, ovviamente, non quelli moderni, quelli antichi. E quindi niente, vi auguro una buona giornata. Eccoci arrivati al primo obelisco della giornata, l'obelisco dedicato agli eroi di Dogano. Leggo testuale ragazzi da Wikipedia che il monumento è dedicato ai caduti della colonna militare del tenente colonnello Giovanni De Cristoforis e composta da 500 soldati italiani circa, che nel gennaio dell'87, 1887, fu sconfitta nella battaglia appunto di Dogali o Dogali. Si trova vicino alla stazione Termini, non è molto visibile ma è assai interessante, anche se nell'area circostante c'è parecchia mondezza per terra ovviamente. Ragazzi, dopo circa 4 km di cammino totale fino adesso, ci avviciniamo al secondo degli obelischi antichi di Roma che andremo a vedere oggi, ed è l'obelisco del Quirinale, realizzato in Egitto con granito rosso di Assuan. Fu trasportato a Roma nel primo secolo d.C., probabilmente all'epoca di Domiziano. Fu collocato insieme all'obelisco Esquilino all'ingresso del mausoleo di Augusto. Eccoci ragazzi, arrivati al terzo obelisco del tour, che è l'obelisco Sallustiano in cima a Trinità dei Monti. Splendido. L'obelisco in questione fu donato nel 1738 da Papa Clemente XII a Papa Clemente XII, scusate, da l'obelisco sempre che fa parte dei 13 obelischi antichi di Roma, ed è situato appunto in cima a Trinità dei Monti, con un panorama fantastico che è proprio dinanzi ai miei occhi. Niente raga, il tour procede e dai. Eccoci tra gli ali alberati del Pincio, in prossimità di un altro meraviglioso obelisco, l'obelisco Pinciano. Diciamo da Wikipedia che è un obelisco che, diciamo, realizzato all'epoca dell'imperatore romano del secondo secolo Publio Elio Traiano Adriano, in onore di Antino, il ragazzo greco da Palazzo del Pincio, da dove possiamo vedere il quinto obelisco del nostro tour tra gli obelischi antichi di Roma, che è l'obelisco Flaminio, che ora raggiungeremo scendendo dalla terrazza. Guardate che fantastico panorama che abbiamo di fronte, e soprattutto guardate che colori. Anche qua testualmente la Wikipedia, qualcosa sulla storia di questo obelisco, soprattutto perché fu realizzato parzialmente nel 1300 avanti Cristo all'epoca del faraone Seti I e fu completato dal figlio Ramses II. Ed eccoci dopo 9 km circa di trekking urbano, di fronte, siamo per raggiungerlo, l'obelisco Vaticano, uno dei top del tour, e tra poco descriveremo le bellezze di questo meraviglioso obelisco, che è proprio di fronte alla Basilica di San Pietro. Alto circa 40 metri, e la peculiarità di questo obelisco è la scritta che si trova in basso sul marmo, e che recita testualmente, leggo da Wikipedia: ecco la croce del Signore, fuggite parti avverse, trionfa il leone della tribù di Giuda. Questo è uno degli obelischi più importanti di questo tour, ed è forse il più bello di tutti, ed è uno di quelli situati un po' ai margini del centro. Ed eccoci dinanzi al settimo obelisco del tour, ed è quello agonale, situato proprio al centro di Piazza Navona. In questione risale all'epoca di Domiziano. Leggo anche qua testualmente da Wikipedia: nel 1651 Papa Innocenzo X lo fece recuperare spezzato in quattro pezzi, e l'architetto Gian Lorenzo Fermini lo innalzò al centro di Piazza Navona. Questo è il palo, l'obelisco, la sua bellezza. Ragazzi, eccoci di fronte all'obelisco Macuteo, posto di fronte all'ingresso del Pantheon sulla piazza della Rotonda a Roma. Fu realizzato all'epoca di Ramses II e portato a Roma da Domiziano, ma fu posto nella posizione che vediamo ora da Papa Clemente XI nel 1711. Eccoci passare di fronte all'obelisco Macuteo,
situato appunto sulla piazza del Pante. Eccoci raga di nuovo in modalità selfie e di fronte all'obelisco della Minerva, in piazza della Minerva appunto, e Minerva, in quanto il complesso dove si trova, questo è un piccolo obelisco posizionato sopra un elefante marmoreo, si trova proprio nel complesso denominato della Minerva. E questo è un obelisco che è stato posizionato appunto sopra la grotta di un elefante marmoreo ed è stato scolpito da Ercole Ferrara sul disegno del Bernini nel 1667. Ragazzi, eccoci in avvicinamento al quart'ultimo degli obelischi antichi di Roma, di questo tour che sto realizzando all'interno della città eterna alla ricerca degli obelischi antichi, ed è l'obelisco di Monte Citorio, situato proprio di fronte al palazzo dove risiede il governo. È stato circa 30 metri e, fonte Wikipedia ovviamente, è stato portato a Roma dall'imperatore Augusto nell'anno 10 avanti Cristo. Ora sono avviati i fori imperiali, mi sto dirigendo verso uno degli obelischi diciamo un po' periferici di questo tour. Eccoci, stiamo passando praticamente ancora in pieno centro, Colosseo, a questo punto, e finita questa piccola curva che poi porterà a entrare in quella che è Via Claudia, e ci avvicineremo pian piano al terz'ultimo degli obelischi antichi di Roma, che è l'obelisco di Villa Celimentana. E questo è l'obelisco matteiano, tra le antichità della famiglia Mattei, conservato nella villa sul Celio. Si trovava un obelisco frammentario risalente all'epoca del faraone Ramsese II, che fu rialzato nei giardini della villa nel 1820. Guardate la bellezza di questo obelisco. Come ho detto ragazzi, è figata vera questo trekking urbano tra gli obelischi antichi di Roma. Mi trovo ancora a Villa Celimentana in modalità selfie davanti l'obelisco. Eccoci ragazzi davanti all'obelisco più antico di Roma, l'obelisco Lateranense, situato appunto vicino a Piazza di San Giovanni in Laterano. Ora, l'obelisco in questione è considerato il più antico di Roma, in quanto fu realizzato all'epoca dei faraoni Tutmonis III e IV, parliamo del V secolo avanti Cristo, ed è stato collocato invece nella posizione che possiamo vedere adesso nel 1588 da Papa Sisto V. Eccoci ancora davanti all'obelisco più antico di Roma, l'obelisco Lateranense. Eccoci in avvicinamento all'ultimo, al tredicesimo obelisco di questo meraviglioso, fantastico trekking urbano degli obelischi più antichi di Roma, ed è l'obelisco Esquilino. Eccoci qua ancora davanti all'obelisco Esquilino, il tredicesimo di questo tour, realizzato probabilmente all'epoca di Domiziano ad imitazione degli obelischi egiziani della Pitagora. Ragazzi, eccoci alla fine di questo tour, dopo circa 18 km di trekking urbano a piedi. Ho potuto visitare tutti e 13 gli obelischi più antichi di Roma e vi saluto augurandovi buona giornata e a presto su questi schermi. Vai raga, dai!